Meccanica, agroalimentare, energia, moda, ICT, trasporti e servizi logistici sono i settori, secondo Confindustria, dove mancano almeno 290.000 figure professionali tecniche per fare Industria 4.0. La Regione Abruzzo si è attrezzata per rispondere a questa esigenza del mercato del lavoro attraverso l'offerta formativa altamente qualificata e variegata dei 5 istituti tecnici superiori abruzzesi, scuole di alta tecnologia post diploma operanti proprio nei settori meccanica, meccatronica a Lanciano, efficienza energetica all'Aquila, agroalimentare a Teramo, sistema moda a Pescara, mobilità sostenibile nel trasporto merci e persone a Ortona. Nasce anche in Abruzzo la rete degli istituti tecnici superiori per una formazione post diploma specifica in grado di venire incontro alle esigenze economiche e produttive del territorio. Sono stati 2 gli open day organizzati dal sistema ETS regionale a Teramo e a Lanciano, finalizzati a sensibilizzare, orientare e informare gli studenti e le loro famiglie sulle nuove opportunità di specializzazione offerte dopo il diploma. Finanziati dal MIUR e dalla Regione, gli ETS rappresentano la risposta italiana alla domanda delle imprese. Essi offrono ai giovani percorsi di specializzazione tecnica di 2 anni completamente gratuiti, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del paese, realizzati secondo il modello duale di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, enti locali, sistema scolastico formativo. Le fondazioni ETS, grazie alla forte collaborazione con il mondo dell'impresa presente al proprio interno, consentono una formazione specialistica spendibile e ad alto tasso di placement nell'attuale mercato del lavoro. I 2 incontri di Teramo e Lanciano hanno visto la partecipazione di Piero Fioretti, assessore regionale all'istruzione e formazione, Carlo Di Michele dell'ufficio scolastico regionale, Isabella Narcisi, ANPAL Servizi e 5 presidenti delle fondazioni ITS che tra breve ascolteremo. Anche a Lanciano, al cinema maestoso Chuck City, il clou della mattinata è stato rappresentato dallo spettacolo ITS My Life, Progettati nel futuro, del Teatro Educativo di Bologna, una divertente lezione spettacolo di orientamento agli ITS, scritta per i ragazzi delle scuole superiori, un format teatrale in cui, con una modalità comunicativa, interattiva, divertente e multimediale, si evidenziano i principi orientativi post-diploma, quali sono i motivi per iscriversi agli ITS e le peculiarità di questo percorso di specializzazione. Nei 2 Open Day presenti oltre 1.000 studenti delle classi quinta e quarta, provenienti da tutte le scuole della regione, ai quali le fondazioni ITS hanno presentato la loro offerta formativa altamente professionalizzante e soprattutto immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Gli eventi sono coprogettati da tutti gli ITS in collaborazione con Regione Abruzzo, OSR Abruzzo e Poli Tecnico Professionali e cofinanziati dal MIUR. Gli incontri sono stati moderati da Leda D'Alonso. Qui in particolare siamo a Lanciano. Siamo con Gilberto Candeloro, che è presidente dell'ITS Sistema Meccanica di Lanciano, un po' la città che ospita questo evento. Un evento quanto mai apprezzato dai ragazzi perché incrocia domanda e offerta di lavoro. Sì, è un evento di orientamento, il secondo dopo quello di ieri di Teramo, per questo è ancora più affollato, ci sono 700 ragazzi. È positivo perché l'orientamento è la base di un corretto percorso scolastico. Se si sbaglia il percorso poi si abbandona di più, e uno dei problemi di questo paese è l'abbandono scolastico oltre che l'orientamento, e l'abbandono poi determina anche una bassa percentuale di laureati, è la terza delle cose che soffriamo. Quindi incrocio tra l'offerta di lavoro qualificata e la domanda di lavoro qualificata, ma anche così, tenere sotto controllo due mali del paese, che ripeto, sono l'orientamento e l'abbandono scolastico. In particolar modo il vostro istituto di cosa si occupa e cosa propone? L'idea di base degli ITS, che sono scuole di alta tecnologia, è quella di rafforzare con tecnici di alto profilo le eccellenze del Made in Italy, le famose 4F in inglese o 4A in italiano. E noi in particolare siamo nell'automazione, quindi formiamo tecnici di alto profilo per l'automazione industriale, per
nel campo della meccatronica, che è un settore vastissimo, quindi tecnici di alta specializzazione, quelli che si chiamano middle management, quindi che sono così importanti nelle catene industriali. In un mondo in cui si ha tanta fame di lavoro, queste sono figure realmente richieste? Non solo sono realmente richieste, ma non ne facciamo a sufficienza. Noi abbiamo un placement incredibile del 93% l'ultimo anno, quindi a un anno dal diploma il 93% trova lavoro e trova un buon lavoro. Molto spesso, per più del 40%, trova lavoro lì dove ha svolto lo stage, il project work. Emanuele Derrico, che è uno degli studenti che ha scelto di seguire questo corso, ti chiedo subito perché. Perché questo corso specializza tutte le persone che sono interessate a entrare nel mondo del lavoro e soprattutto che il mio corso, ITS Sistema Meccanica di Lanciano, specializza le persone che escono da un industriale e con buone possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Cosa vorrei fare in un futuro? Nel futuro vorrei finire questa scuola, quindi finire a specializzarmi. Il corso, diciamo che a base si studia molto sulla manutenzione all'interno dell'industria. Carlo Imperatore, ITS Presidente e Direttore Energia, Ambiente ed Edilizia Sostenibile dell'Aquila, quali sono le finalità del vostro istituto? Allora, il nostro istituto si occupa prevalentemente di energia, efficienza energetica e sostenibilità ambientale che noi decliniamo in due percorsi, civile e industriale. Civile con riferimento alla smart building, quindi all'edilizia sostenibile e a tutto ciò che riguarda la costruzione e la ricostruzione anche alla luce dei drammatici fatti post e della drammatica gestione post sisma che abbiamo avuto. Quindi è un corso molto evoluto di natura tecnica che ha la finalità di formare non solo certificatori energetici ma anche esperti in materia di CAD, di BIM e di nuove tecnologie nel settore dell'edilizia. Mentre l'altro percorso è un percorso fondamentalmente industriale e riguarda diciamo, tutte le imprese, dalle piccole alle grandi imprese, e diploma dei tecnici esperti nel miglioramento delle performance dei macchinari industriali, quindi l'efficientamento energetico declinato in maniera molto, molto ampia. Sono percorsi importanti che hanno un forte appeal nel mercato del lavoro, tanto è vero che abbiamo un placement molto elevato dei nostri studenti che sono molto richiesti sia in Italia che all'estero. Siamo con Italo Lupo, presidente ITS Moda Pescara. L'ITS Moda di Pescara in particolare cosa prevede e quale strada sta percorrendo? Dunque, adesso stiamo mettendo in funzione due corsi. Uno relativo al prodotto moda, progettazione del prodotto moda con un occhio e uno sguardo particolare a quelle che sono le problematiche ambientali, quindi l'ecosostenibilità del prodotto moda, che sappiamo che è uno dei settori più inquinanti al mondo dopo il petrolchimico. E poi un altro corso invece che è modellista 4.0 che prevede tutta la progettazione digitale, per cui partire dall'idea del modello percorrendo tutte le fasi, che sarebbe quella del taglio, della messa in commercio del prodotto, passando per il marketing, per il packaging e per la distribuzione. Alfonso Di Fonso, presidente ITS Mobilità Sostenibile Ortona, secondo appuntamento oggi, ancor più partecipato. Sì, oggi giochiamo in casa, giochiamo in casa perché l'ITS di Ortona ha come bacino anche Lanciano, poi io sono di Lanciano, quindi diceva bene, sì, c'è fame di lavoro, soprattutto per queste nuove occupazioni, queste nuove attività legate nel nostro caso alla mobilità sostenibile, mobilità intesa sia come merci e soprattutto come passeggeri. Questo è e dovrebbe essere il futuro per un mondo migliore. Tra l'altro sono professionalità, immagino, anche specializzate e ricercate nel mondo dell'occupazione. Certo, perché
con l'avvento della tecnologia e comunque con l'avvento dell'informatizzazione, anche questi settori devono essere condotti da personale specializzato, non si può più improvvisare. La ricerca è continua, è costante e ovviamente il personale da formare è una risorsa importante, quindi lo scopo dell'ITS è quello di formare questo personale, perché le aziende vanno sempre più alla ricerca di figure professionali specializzate. Renato Raula, innanzitutto da dove vieni? Allora, vengo da Crecchio, sono un 20enne, ho fatto il professionale di Ortona, mi sono diplomato 2 anni fa e ho scelto l'ITS perché mi garantisce innanzitutto una grande possibilità di entrare nel mondo del lavoro e in più si fanno le materie che mi piacciono come l'elettronica e la meccanica. Voi ragazzi avete idee ben chiare anche sul vostro futuro, immagino. Sì, molto chiare, perché allora innanzitutto l'ITS, come dicevo, ti garantisce un 98% di possibilità di trovare lavoro nell'ambito in cui ti piace, come l'elettronica o la meccatronica, e in più ti forma molto, ti prepara benissimo per il mondo del lavoro. Presente all'incontro di Lanciano anche l'ITS agroalimentare di Teramo, presidente Giovanni Di Giosia. Normalmente ricorro a 3 parole che sono quella dell'unicità, dell'opportunità e dell'occupabilità, che si calzano perfettamente con l'ITS. È unico perché per ogni area professionale ce n'è uno solo per ogni regione. È unico anche perché sono imprenditori, i presidenti, spesso sono imprenditori i presidenti degli ITS, rappresentano un'opportunità per il mondo delle imprese per condizionare il mondo della formazione e il mondo della formazione per entrare in stretta correlazione col mondo delle imprese. E poi l'ultima parola è l'occupabilità, perché gli ITS vengono valutati in base alla loro capacità di creare occupazione per i ragazzi. Una bella sfida che vinceremo. Carlo Di Michele, USR Abruzzo, ribadisce l'opportunità offerta dagli ITS agli studenti che vogliano immettersi nel mondo del lavoro. Assolutamente sì, e lo dico con... Lo dico perché sono i fatti a confermare questo giudizio, questa valutazione, in quanto la maggior parte dei ragazzi, siamo sull'80-90%, in alcuni casi anche oltre il 90% dei ragazzi che frequentano gli ITS trovano lavoro qualificato, ben remunerato, molto spesso anche vicino casa. Quindi da questo punto di vista gli ITS sono una risposta assolutamente importante all'esigenza di lavoro che c'è dei ragazzi e all'esigenza di lavoro qualificato da parte delle imprese. Quindi sono una realtà assolutamente importante, sono una realtà che deve crescere e che può crescere, e quindi credo che sia molto importante guardarli con attenzione e creare le condizioni perché ci sia sempre più spazio. Sindaco, Lanciano ospita questo evento, tra l'altro l'importanza dell'ITS qui in città è evidente, visto che vengono studenti anche da fuori regione. Sì, l'ITS non è molto conosciuto come segmento formativo, e praticamente dopo i 5 anni di scuola media superiore i ragazzi possono svolgere 2 anni all'interno di una struttura che prepara per alcune attività, in particolare noi abbiamo l'automotive. E quindi ancora viene perfettamente anche conosciuto dai genitori che magari vogliono indirizzare i propri figli. Noi a Lanciano e in Abruzzo abbiamo questa esperienza molto positiva, che nel Palazzo degli Studi Marcello De Cecco ci sono 3 attività, 3 classi, e quindi tanti studenti che possono poi andare oltre, iscriversi all'università. È un'offerta formativa nuova, importante, perché si fa anche all'interno delle fabbriche e quindi c'è lezione frontale, ma anche e soprattutto la capacità di poter poi trovare un lavoro, e l'indice di placement, che sarebbe la percentuale dei ragazzi iscritti che poi trovano lavoro, è altissima, oltre il 70%, quindi è un'opportunità da sfruttare. E quindi ringrazio il presidente Gilberto Candeloro e gli altri presidenti dell'ITS che oggi sono qui a Lanciano, e dico ai genitori e ai ragazzi: riflettete, perché questa è una grande occasione.